Come sempre, l'apertura è dedicata all'ampia pagina Covid con il bollettino aggiornato con dati e numeri della regione Abruzzo. Oggi si sono registrati 212 nuovi casi positivi al Covid, i guariti salgono a 631, ma ci sono stati pur sempre 13 decessi. Scende il tasso di positività e seppur di poco il numero dei ricoveri. Poi c'è un altro argomento che però vogliamo affrontare con Anna Di Giorgio, con la quale tra breve ci collegheremo. In dirittura d'arrivo infatti la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di base. Il sindaco Carlo Masci conferma il Palafiere d'Anelli sarà la sede per tutte le vaccinazioni di massa. Ma per ulteriori particolari, dati e numeri del bollettino aggiornato, ci colleghiamo da Pescara, sotto Palazzo di Città, con la collega Anna Di Giorgio. Anna, buonasera, te la linea. Sì, Antonella, buonasera a te, buonasera ai telespettatori di Rete 8. Prendiamo la linea da Piazza Italia, davanti al comune di Pescara. Io e Andrea Berardinelli con la telecamera per darvi conto di quelli che sono i dati del bollettino sanitario di oggi, martedì 16 marzo 2021. Allora cominciamo subito col dirvi che i nuovi positivi contenuti nel bollettino di oggi sono 212, di età compresa tra 1 e 96 anni, riscontrati su un totale di 6.329 tamponi, di cui 4.104 molecolari e 2.225 tamponi rapidi. La percentuale dei positivi quindi è pari al 3,3%. Le persone con età inferiore ai 19 anni che sono positive sono in tutto 25. Va aggiornato purtroppo il bollettino anche dei deceduti. Oggi se ne contano 13 in più di età compresa tra 56 e 92 anni. 6 di queste 13 persone decedute fanno riferimento ai giorni scorsi, ma sono state comunicate soltanto oggi dalle ASL. Poi ci sono i dimessi guariti, che sono 631 in più per questa giornata. Gli attualmente positivi sono in tutto 12.372 e questo dato fa registrare un meno 434. Gli ospedalizzati sono in tutta la regione 675, meno 10. Le persone invece che sono in terapia intensiva sono 87. Il numero in questo caso è invariato rispetto al bollettino di ieri, ma vanno registrati 7 nuovi ricoveri. Le persone invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL, in questo caso sono 11.610 e il dato flette di 424 unità. Dei 212 positivi di oggi vi diciamo che la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di contagi è quella di Teramo, che registra un più 68, seguita dalla provincia di Chieti con un più 58, poi quella dell'Aquila con un più 48 e la provincia di Pescara è quella che invece oggi ha fatto registrare un minor numero di positivi rispetto alle altre province con un più 41. Tutto questo in estrema sintesi per raccontarvi il bollettino di oggi. Tutti i dettagli li ritroverete sempre sul nostro sito internet www.rete8.it nella sezione approfondimenti, che ormai da mesi, da un anno purtroppo, vi dà conto di tutti i dati relativi all'emergenza sanitaria in Abruzzo. Noi vi dicevamo, abbiamo preso la linea oggi da Piazza Italia, dal comune, davanti al comune di Pescara, perché c'è stata oggi pomeriggio una riunione, un incontro tra la ASL di Pescara e il comune, anche per stabilire quella che sarà la sede unica che dovrà ospitare la campagna vaccinale anti-Covid dei prossimi giorni. Ed è stato stabilito che sarà il Palafiere d'Anelli di Fontanelle a Pescara. Proprio di questo oggi abbiamo parlato poco fa con il sindaco in un'intervista che vi proponiamo prima di restituire la linea al telegiornale. Con le parole del sindaco Antonella ci salutiamo, ricordandovi anche che domani invece ci sarà un altro incontro importante in tarda mattinata tra la ASL di Pescara e i medici di famiglia, sempre per l'organizzazione della campagna vaccinale. Ma intanto il sindaco Carlo Masci e poi la linea a te. Buona serata. Carlo Masci, sindaco di Pescara. Allora, è arrivato l'ok anche dalla ASL per utilizzare il Palafiere d'Anelli di Fontanelle a Pescara come sede unica per la campagna vaccinale. Dunque, cosa si può dire di più? Noi abbiamo proposto questa soluzione alla ASL, aspettavamo l'ok
presidente Danelli, devo dire, mi ha telefonato qualche minuto fa e mi ha detto che concede la struttura del Palafiere alla città di Pescara per le vaccinazioni in comodato gratuito, un bel gesto, e io ringrazio pubblicamente il presidente Danelli perché mettere a disposizione quella struttura vuol dire risolvere molti problemi legati alla vaccinazione, perché abbiamo visto che con i tamponi funziona moltissimo e sono certo che con i vaccini e per i vaccini quella organizzazione logistica sarà ancora migliore. Quando si partirà dunque? Avete già avuto dalla ASL qualche indicazione? Adesso c'è l'accordo con i medici di base che si occuperanno delle vaccinazioni per le persone fragili e per i loro pazienti, e partiremo subito, nel senso che noi siamo pronti come comune, non appena ci saranno vaccini a sufficienza per fare vaccinazioni per un numero importante come 1.000-1.500 persone al giorno sulla città di Pescara, ci sposteremo dal Palabecci al Palafiere per dare un servizio migliore ai cittadini di Pescara.